Mamma mia, che finale assurdo, che roba! L'ultimo giro dell'ultima gara ha deciso un mondiale che secondo me Hitchcock, che quelli più grandicelli sanno chi è, non avrebbe potuto scrivere a questi livelli. Un finale da thriller per un mondiale da thriller. Ciao a tutti da Nicola Castiglione dalla Selezione Nazionale Piloti e cerchiamo di fare il punto qui a Racing Time su come è andata l'ultima gara del mondiale. Io non ho mai avuto il telefono così intasato da parte dei tifosi di uno o dell'altro. Uno chi scrive una cosa pro Max Verstappen, chi ne scrive due pro Lewis Hamilton. È incredibile. Allora ho deciso che questa puntata deve essere un po' diversa dalle altre. Cioè, io credo che non ci sia bisogno di analizzare una gara chiara a tutti, gran partenza di Hamilton, Verstappen che si butta dentro, la FIA che non dà una penalità, un po' appigliandosi questo pare, io ho fatto pure qualche telefonata prima di dichiararlo, al fatto che troppe volte Max arriva e si butta all'interno senza curarsi di chi c'è dall'altro lato, però stavolta di tutte le volte che l'ha fatto era quella migliore, quindi qui la non penalizzazione di Hamilton è dubbia, ma non voglio parlare di questo. E poi ancora Hamilton che domina la gara in lungo e in largo, e neanche un Perez monumentale dal punto di vista della difesa, senza gomme completamente, è riuscito a fermare la marcia fino a quel punto del 7 volte campione del mondo. Ci è riuscito Latifi, un pilota che secondo me, al di là dell'incidente di oggi, non merita la Formula 1, la meritano Giovinazzi, la merita Piastri, neocampione in Formula 2, la merita De Vries, campione di Formula E, però Latifi. No, al di là di quello che ha combinato oggi, che poi è stato decisivo nell'assegnazione del mondiale. Però queste sono le gare, ragazzi, parlo ai tifosi di uno e dell'altro. Se non ci fosse stato Latifi, Max Verstappen avrebbe perso. Quindi possiamo dire che oggi ha avuto una gran botta di culo pazzesca. Però è anche vero che Max Verstappen ha dominato l'intera stagione dal punto di vista delle pole position, i giri condotti in testa, eccetera, eccetera. Quindi, la morale di questa gara qual è? Al di là di tutte le polemiche che ci possono essere per la zigzagata finale di Max sul rettilineo nel difendere la posizione, chiunque l'avrebbe fatto, in quel momento là ti stai giocando in poche curve un mondiale, o piuttosto la scelta di far entrare la safety car e non di tenere la virtual, che sarebbe forse stata un po' più pulita da parte della direzione gara. Però anche lì come fai a dirlo? Se deve entrare il mezzo di soccorso o il mezzo per rimuovere la macchina, in quel caso lì è successo così, ci deve essere la safety car, non ci può essere la virtual. Poi ancora il fatto di far ripartire i doppiati senza che andassero a ricongiungersi col gruppo, cioè le note stonate, lo vedremo più avanti nella puntata, sono state parecchie, però effettivamente io non riesco a vedere né un vincitore né un perdente, perché Max ha vinto il mondiale e l'ha meritato, c'è poco da fare, può piacere o meno, però è stato velocissimo, probabilmente per la maggior parte dei Gran Premi ha guidato, a mio avviso, la macchina migliore. Però se l'è meritato, si è fatto trovare nell'ultimo giro quello utile al posto giusto e c'è poco da dire. Era scontato che se lui avesse cambiato le gomme avrebbe vinto il mondiale e così è successo. Dall'altro lato, cosa doveva fare di più Lewis? Non c'era nient'altro e stavolta al box Mercedes non hanno sbagliato nulla, perché se avessero fatto rientrare Hamilton in regime di safety car, immaginatevi un attimo, entra Hamilton, riesce dietro Verstappen, ha gomme fresche, d'accordo? Verstappen non sarebbe rientrato assolutamente, avrebbe provato a finire la gara lì, e metti che la gara finisce in regime di safety car. Si sarebbero buttati una zappa sui piedi, pazzesco, quindi pazzesca.
quindi non hanno sbagliato nulla. Io vedo due vincitori, non vedo un perdente, perché è vero che dal punto di vista dei punti Hamilton ha perso il mondiale, però dal punto di vista dello stile l'ha stravinto, perché mi è piaciuto tantissimo quando si è andato a complimentare, quando ha sbollito la rabbia in macchina e poi ha reso onore e merito a chi ha vinto il mondiale. E lo stesso oggi devo dire di Max, che ha detto di Lewis gran belle cose. Quindi, cosa prendo io? Qual è la morale di questa gara? Beh, secondo me il messaggio va ai tifosi di Max che odiano Hamilton, ai tifosi di Hamilton che odiano Verstappen, ovvero che la battaglia deve essere fatta in pista, correttamente quest'anno non è stato sempre così, però l'odio deve essere cancellato da qualunque forma di tifo. Ne ho sentite di ogni, ho letto messaggi di tutti i tipi. La verità è una, che oggi Hamilton ha perso perché è stato sfortunato. Max ha vinto perché è stato fortunato, ma ha vinto con merito. Quindi non si può dire che uno ha battuto l'altro per un motivo o per un altro. E doveva andare così ed è andata così perché le gare finiscono sotto la bandiera a scacchi. Però, ragazzi, ci troviamo davanti a un mondiale incredibile dove purtroppo ci sono stati tanti punti interrogativi, adesso ne parleremo, però dal punto di vista sportivo un applauso ai due protagonisti che ci hanno insegnato, da un lato Max a non mollare mai, a crederci fino all'ultimo, perché se sei un pochino fortunato la tua occasione arriva. E questa può essere anche una morale di vita. Non tutti nella vita, anche se si impegnano al massimo, riescono in quello che vogliono, però la fortuna aiuta gli audaci, quindi mai arrendersi, bravo Max. Hamilton ci ha insegnato che non bisogna mai buttare la spugna, bisogna scavare dentro se stessi, ma che non si può sempre vincere. E quando perdi, se sei un campione, lo devi fare da campione. E lui quello oggi ha fatto. Non si può recriminare nulla, può dire semplicemente che è stato sfortunato, perché non ci fosse stata la safety car, il mondiale l'avrebbe vinto lui. Quindi questo è il messaggio. Io non voglio leggere e spero di non leggere messaggi di odio verso l'uno o verso l'altro. In pista è andata così, però dietro quel volante ci sono due uomini, due campioni che hanno dimostrato davvero di avere, lo dico tanto qua, bip non lo mette nessuno, le palle quadrate e soprattutto di essere non odiosi verso l'avversario. E da loro, da questa cosa qua dovremmo, in particolare Hamilton ha fatto così, dovremmo prendere spunto tutti. Quindi bravi entrambi i piloti che dico che l'ha fatto Hamilton perché non mi è piaciuta quell'intervista che ha fatto Max dicendo che se fossero state macchine invertite lui avrebbe vinto già da tempo. No, spero che Max maturi da questo punto di vista e certe dichiarazioni non vengono fatte più. Però questo è un dato di fatto. Oggi abbiamo visto una grande gara e tutto l'anno abbiamo visto due campioni, però attenti ragazzi, non ci sono solo loro, ci sono i Sainz, ci sono i Leclerc, ci sono i Norris. Bisogna anche nella carriera di un pilota avere la macchina giusta al momento giusto. E a proposito di Sainz, wow, come dice Marc Gené, il momento wow, Carlo, non ho mai visto una cosa così, la voglio dare a lui perché è andato a podio, perché al venerdì non si trovava con la macchina e poi è stato capace di ribaltare tutto, quindi bravo Sainz. L'anno prossimo in Ferrari ci saranno due piloti, se Dio vuole, che permetteranno alla casa di Maranello di puntare al titolo. Io mi auguro che sia così.
Chiudiamo questa parte e andiamo a parlare di un'altra cosa, la direzione gara. Allora, io non voglio entrare nel merito di nulla perché oggi è andata così, non c'è nulla da recriminare né a favore di uno né a favore dell'altro, perché ci sono stati degli episodi un po' che hanno bilanciato le cose, ovvero il primo giro, la mancanza di penalità, che secondo me appunto è stata data perché troppe volte quest'anno Max è entrato alla o la va o la spacca, però stavolta è rimasto in pista. Poi ancora tutto quel casino con la virtual, con la safety car, l'ondeggiamento. Allora, diciamoci una cosa. Noi per il prossimo mondiale ci dobbiamo augurare due cose. La prima, che ci sia un collegio, perlomeno una parte degli steward che porti continuità, cioè quindi uguale a tutti i Gran Premi. Perché averli sempre diversi, c'hai chi la pensa in un modo su una determinata manovra, chi invece la gara dopo la pensa in un'altra maniera. Anche Masi ha detto che certi episodi andranno valutati anche in base a chi presiede il collegio dei commissari di gara. Quindi, oddio, di che stiamo parlando? Serve appunto una parte degli steward che sia sempre uguale, che dia continuità alle decisioni. E un'altra cosa serve, forse un arbitro un po' più attaccato alle regole e con meno indipendenza nel dire questo oggi si fa e questo no. La FIA secondo me deve rifarsi un'immagine perché anche oggi ci sono tantissime polemiche, sia dall'una che dall'altra fazione. Ovviamente chi dimenticherà prima sarà la Red Bull e i Red Bullisti, così si chiamano. Invece i Mercedes e i Mercedicisti, così, mi è venuta così, recrimineranno per un bel po'. Però questo perché durante tutto l'anno la FIA ha tenuto la guardia bassa. Serve, secondo me, un po' di polso in più e serve attenersi un po' di più a quelle che sono le regole scritte. Io se vedo uno sconfitto nel mondiale di oggi, quello è la FIA, non dico solo Michael Masi, ma tutta la struttura in generale che la federazione non ha brillato durante l'anno. Sono contento però di una cosa, che la gara di Spa non sia stata decisiva nell'assegnazione del mondiale. Quello per me è importante. Chiudo questa puntata con un momento un po' particolare, perché mi scuso intanto per non averlo fatto prima, ma abbiamo avuto un problema tecnico, solo quello. Voglio ricordare due grandi personaggi che hanno fatto cose diversissime, però tutti e due impegnati anima e cuore nel motorsport. Uno è Frank Williams, anzi, Sir Frank Williams, che ci ha lasciati, è stato un combattente per tutta la vita, un grande esempio, un costruttore che ha scritto la storia della Formula 1, ma anche uno da prendere ad esempio nella vita, perché dopo il terribile incidente lui non si è seduto nella sua sedia a rotelle, ma ha trovato la forza di rialzarsi metaforicamente per diventare un team principal, un condottiero, un proprietario di team, perché poi faceva tutto lui, di grande successo, vincendo tanti mondiali con piloti come Mansell, Piquet, Damon Hill, Jacques Villeneuve, e dimostrando come Zanardi, come Nico Tremolada, che nella vita bisogna sempre rialzarsi, anche e soprattutto a livello mentale. Quindi questo volevo dirlo. E poi, come tutti, penso il cuore spezzato per EMA Motorsport, per Emanuele Di Sabatino, che purtroppo ci ha lasciati. Lui, uno youtuber di grande successo, il meccanico di YouTube lo chiamavano, che seguitissimo, ma non tanto, o meglio, non solo perché era bravissimo, perché davvero era incredibile, però ti trasmetteva nei suoi video una passione, una simpatia che difficilmente tu trovi in uno youtuber.
E poi era una persona veramente umile, ha avuto dei problemi personali, però non voglio scendere nel merito, voglio solo salutarlo e ringraziarlo per i video fantastici che ci ha regalato in questi anni. Quindi, niente, finisco così. Ciao e mi raccomando, ragazzi, seguiteci, sia qui su YouTube che su Facebook, Instagram, ma soprattutto siate sportivi e quando dovete vincere in pista fatelo con stile, quando perdete fatelo con altrettanto stile, forse anche di più, e rialzatevi da campioni. Ciao!